famiglia fa onorato di questa città, la gente va allo Zaccheria, mica non sento niente. Facciamo tanto casino, fanculo casino. Ma ricordi il foglio di Pasquale Marino? Che non ci avrete mai come volete voi. Sciarpa al collo, battiamo le mani per i nostri eroi. Si chiama Foggia ed è una malattia che non va più via, che non va più via, che non va più via. Sopra il beat con Vinny G e Cilli C, non rumba un cazzo a KTCB. Dalla serie D alla serie C, con in testa un unico obiettivo, frate, la serie B. Serie B. Salve, buonasera a tutti. E inauguriamo una nuova scenografia, un nuovo studio, ma l'inauguriamo con la sconfitta a Cosenza. Una sconfitta brutta, non ci voleva, soprattutto per come è venuta. Va bene, io innanzitutto saluto Valentino, saluto Manu, saluto Giacomo. Buonasera. E poi gli altri che si aggiungeranno durante la trasmissione. Io volevo solo vedere se magari riesco ad avere subito in linea qualcuno da Cosenza, perché lì ci sono state delle situazioni un pochettino antipatiche, e voglio vedere un pochettino se riusciamo ad avere dalla viva voce del presidente capire un pochettino che cosa sia successo. Intanto Valentino, un commento, un saluto. Sì, beh, è un commento alla partita, dici? È veloce. Beh, diciamo, siamo stati defraudati, il rigore era inesistente, c'è stata una sola squadra in campo e non meritavamo di perdere sicuramente. Se vuoi vado avanti, ma insomma... Sì, no, è finita già qui praticamente, abbiamo detto già tutto, perché non è che ci sta molto altro da aggiungere, no? Beh, diciamo, si è confermata il problema che ci siamo portati quest'anno nell'assenza del rigorista, che è stato decisivo, se sommiamo tutti i rigori sbagliati nel campionato, e comunque, cioè, veramente... Forse quest'anno più che negli altri anni si è denotata un livello arbitrale bassissimo, veramente molto basso, perché il rigore di oggi, quello della partita scorsa, sono veramente amatoriali, ecco, come rigori, non c'è nemmeno a starne a parlare. È una squadra che ha fatto il peggior catenaccio visto negli ultimi 20 anni di calcio. Vediamo pronto? Se abbiamo il presidente. Pronto? Sì, pronto. Presidente, Biagio Porricelli, siamo in diretta su Mitico. Ciao, caro. Ciao, senti. Non sentiamo nulla. Vabbè. È andata male. Beh sì, anche perché all'inizio siamo rimasti amareggiati dal modo in cui siamo stati trattati, con i nostri familiari in questura, una cosa veramente indicibile. Mai visto una cosa del genere. Veramente vergognoso, e questo volevamo sapere, insomma. Biagio, non sentiamo nulla. I nostri familiari, sì. Hanno fatto entrare il fratello di Franco Sennella, il cognato, il figlio di Fedele Sennella, il figlio di Luca Lecchese, mio padre, mio cognato e tanti altri amici carissimi, il dottor Roberto Degli Santi. Una cosa veramente vergognosa. Vergognosa. Una cosa molto brutta. Si sono appigliati alle norme istituzionali, chissà quale questione di sicurezza. Capisco che qui c'era il vertice degli otto grandi a Cosenza. Sì? Sì, degli otto grandi del cazzo, scusami. Cioè, su via. Cioè, sembravano misure di sicurezza adottate unicamente per noi. Vabbè, lasciamo perdere, va? Vabbè, dai. Era partita male, evidentemente, la cosa, so. È andata avanti così. Questo dispiace, insomma, anche perché continua questa storia per cui noi siamo diversi quando riceviamo le altre squadre. Sì, purtroppo sì. Dovremo imparare anche noi. Impareremo anche noi, ma sicuramente in peggio, perché qui c'è da imparare solo in peggio. E noi in meglio. Dovunque andiamo c'è solo da apprendere il peggio del peggio del peggio. A Cosenza si è toccato il fondo proprio, il fondo più totale. È stata la situazione peggiore, altrove abbiamo avuto anche problemi. Sì, vabbè, un po' di buonsenso, proprio senza buonsenso, senza elasticità
sembrava, ci hanno trattato come se fossero arrivati, chissà, la moglie di Massimo Curzi l'hanno fatta stare fuori, cioè cose allucinanti, allucinanti, allucinanti. Ci saranno conseguenze? Ma conseguenze, qua, purtroppo questo è un paese che andrebbe rifondato. Andrebbe rifondato dall'inizio, che conseguenze. Noi sicuramente ci faremo sentire, però ti passa anche la voglia, perché proprio certo. Non c'è dialogo, non c'è dialogo su nulla. Poi dici che bisogna dialogare, vabbè. Ci dicono, vabbè. Ci chiede qualcuno, voleva un chiarimento su perché questa amarezza, praticamente hanno creato delle difficoltà, addirittura non hanno fatto entrare dirigenti e parenti di dirigenti del Foggia, certo. Cosenza, ecco, questo certo. È il motivo, certo. Ecco perché ma, sì, io sapevo sì, della sì, cosa, sì. Magari qualcuno che invece non era sì. Al corrente, e questo è il no, motivo. No, esattamente così, sì, esattamente così. Abbiamo trovato una barriera sia istituzionale, vabbè, ma comunque lasciamo perdere, è veramente una cosa veramente aberrante, più che dire aberrante non ho altri termini. A prescindere dal risultato, da come è andata sì, la partita, no, la partita comunque poi, vi aveva chiaro. Fatto vivere male la cosa. Sì, assolutamente, assolutamente, assolutamente. Va bene, non... Se avessimo saputo non ci saremmo proprio venuti. Eh beh, ma certo. Al di là della partita, proprio per l'episodio, non ci saremmo proprio venuti. Sì. Assolutamente. Ti fanno passare la voglia di fare qualunque cosa, di fare le cose per bene. Evidentemente sono abituati a fare le cose. Vabbè. In questa maniera. Va bene, presidente, buon rientro. Grazie per la. I problemi ben più grossi ci dovrebbero preoccupare. Certo. Grazie. Ne hanno tanti. Prego. Grazie della disponibilità. Arrivederci. Grazie. Un abbraccio. Grazie. Ciao. Allora, sì, io diciamo riepilogo un pochettino, si tratta praticamente di una situazione antipatica che si è creata lì a Cosenza, perché in pratica non hanno creato delle difficoltà, e da quello che ci diceva il presidente non hanno fatto entrare alcuni esponenti dirigenti del Foggia e i loro familiari. Ed è una cosa molto brutta che si aggiunge in una giornata in cui le cose non ci sono andate proprio bene. Manu, sì. Cosa posso dire? Innanzitutto questo compromette molto il nostro cammino per quanto riguarda i playoff. Come abbiamo avuto modo di dire già la settimana scorsa, se riusciamo a fare comunque i playoff, naturalmente, come la settimana scorsa era importante vincere, oggi purtroppo non, così non è stato, anche se posso dire che non ho visto una bellissima partita, ho visto cioè comunque Iemmevo sottotono, al di là del rigore sbagliato, Agnelli che comunque non è riuscito a concludere un'occasione molto importante che avrebbe potuto sicuramente cambiare le sorti di questa partita. Dovevamo vincere, questa volta non è accaduto. Ho visto una squadra del Cosenza completamente chiusa in difesa, diciamo tipo qualcosa come 8 giocatori soltanto in difesa, e questo naturalmente ci ha complicato di molto le cose. Abbiamo avuto un ottimo possesso palla, quello senza dubbio. Sul rigore contro io non ho visto questo favo da parte del nostro giocatore, perché ho visto che il nostro calciatore è caduto, perché veramente era caduto, e poi il giocatore del Cosenza ha sfruttato tutto quanto. Non sento Valentino. Sì. Valentino? Non ti sentiamo. Non ti sentiamo. Sentite? Ora sì. Adesso sì. No, dicevo, Coletti è stato proprio tirato per la maglia, dai, questo era proprio fallo a fuori Coletti, è un rigore proprio inventato questo, dai, non c'è dubbio. Cioè, non c'è un po' di dubbio. Io naturalmente ci spero fino alla fine sui almeno su playoff. Vabbè, diciamo che il discorso dei playoff è completamente aperto, forse ora saremo ancora più concentrati su quello. Volevo chiedervi, secondo voi, magari lo chiedo a Giacomo, è stato più grave sbagliare il rigore o sbagliare sulla respinta col portiere a terra? Ma doveva segnare Iemmello, punto, non c'è ombra di dubbio. Però, come hanno detto gli altri, oggi abbiamo pagato un rigore inesistente che non ci sarebbe dovuto essere. Abbiamo pagato i soliti nostri errori sul calcio di rigore, perché sbagliare 5 rigori in una stagione mi sembra eccessivo,
siamo stati pure tanto sfortunati. Che dire, qualcuno magari dirà che la sfortuna, cioè, che una squadra forte deve anche sapere affrontare situazioni sfortunate, però per me oggi è stata proprio anche una partita molto, molto sfortunata. E poi c'è da dire che abbiamo fatto anche degli errori, perché Agnelli, se a 1 metro dal portiere la tira fuori, ce la complichiamo pure noi la situazione. Certo. Saluto Tonio Sepa. Buon pomeriggio a tutti, ciao ragazzi. Ciao Tonio. Ehi Tonio, allora prima abbiamo sentito, sapevamo dei problemi che ci sono stati lì a Cosenza, abbiamo sentito un presidente con cui abbiamo parlato solo di questo episodio veramente molto brutto ed è un peccato. Sulla partita? Sulla partita, beh, insomma, ho sentito dire di partita sfortunata. Io direi anche che è stata una partita giocata non proprio benissimo dal Foggia, che mi è sembrato un po' il Foggia della prima parte del campionato. Molti fraseggi, pochi tiri in porta, anche se c'era l'opportunità, considerando che in squadra ci sono dei grandi tiratori anche della distanza. Quando si incontrano difese così chiuse, è inutile insistere in quelle triangolazioni strette al limite dell'area o addirittura dentro l'area. Quando l'aria è così affollata diventa difficile trovare spazi. Io credo che Foggia abbia avuto la possibilità di fare sua la partita, al di là degli errori personali, comunque insomma non mi è piaciuto molto, c'è stata poca profondità rispetto alle altre partite, soprattutto le ultime, dove avevamo visto questo cambiamento di gioco del Foggia che produceva diverse occasioni da gol. Considerando che Foggia ha tenuto palla per circa 60 minuti come possesso palla, e con credo 9 calci d'angolo a favore contro uno battuto dal Cosenza, mi sembra che si sia prodotto poco in fase di conclusione. Ma non ci sono responsabilità dei singoli. No, vabbè, qualche errore dei singoli c'è stato, per esempio il caso di Agnelli, no? E, tra l'altro quel passaggio d'oro È di vero. Iermello è capitato proprio sui piedi dell'uomo forse meno in forma nella partita di oggi, perché non mi è sembrato in grande giornata Agnelli. È anche vero, e questo non deve essere un alibi, ma sicuramente ha inciso. Il Foggia negli ultimi 15 giorni ha giocato 4 partite e dunque probabilmente qualcuno di quelli un po' più avanti con l'età ha subito anche una forma di stanchezza, probabilmente. Però posso dire, abbiamo una quantità di sostituti che potrebbero fare un turnover in ogni partita. Non vedo perché Agnelli, che non si manteneva in piedi, ma non solo oggi, anche nelle ultime volte in cui ha giocato, cioè ha sbagliato tutto oggi, così come ha Però sbagliato tutta Giacomo, Cittadella. l'ultima partita mica ha giocato, era squalificato Agnelli. Ha squalificato Adesso, no, comunque Giacomo, l'ultima cioè, fa tutto partita che ha. il momento di ripetere, di riposarsi, di fare una bella partita, ma non l'ha fatta, No, ma sbagliata infatti proprio. dico, per questo motivo secondo me non c'entra il fattore stanchezza. Agnelli, anche quando ha giocato l'ultima partita, che era col Cittadella, ha sbagliato tutto il possibile. Mentre Riverola, per dire, la Oggi settimana scorsa era sicuramente in gli forma. uomini che si erano più attesi erano proprio Iermello e Agnelli, che avevano usufruito di un turno di riposo. E guarda caso, insomma, non sono stati brillantissimi né l'uno né l'altro, se vogliamo. Sì, però è io vero. non la vedo come una cattiva partita, perché cioè, abbiamo giocato contro un pullman. Vale cattivo, no, cattiva no, per carità. Però diciamo che forse con un po' di intelligenza in più la partita si poteva Allora, sbloccare, io perché se mi... No, quando. Prego, prego, Mano, prego. io chiedo scusa, il discorso è questo. Io ho visto un primo tempo non particolarmente esaltante. L'unico blitz è stato quello di Agnelli, che avrebbe potuto cambiare la partita. E non c'è stato. Cioè, se noi escludessimo l'episodio appunto Agnelli, il primo tempo sarebbe stato di una monotonia, è stato di una monotonia pazzesca. Nel Capito, però secondo tempo le era squadre sono un po' più allargate. Prego, difficile prego. pure. Quelli stavano tutti in difesa, non era facile. Sembrava un bunker. Sì, Manu, a maggior ragione, probabilmente qualche tiro da fuori sarebbe stato più opportuno, Ovviamente, no. Certo. Infatti, Infatti, Mazza guarda, ogni tanto ci provava. stiamo provando ad aggiungere anche qualche altro amico alla conversazione. Provo a chiamare telefonicamente Tiziano, C'è che Alberto dovrebbe pure che mi sembra che essere. sta chiamando, non so Biagio se E riesce ad Alberto aggiungere. lo sto aggiungendo io, l'ho aggiunto io. Mi Vediamo assento se. un attimo, ragazzi. Certo. Vediamo se riusciamo ad avere. In ogni caso, il Cosenza veramente non ha fatto un tiro in porta, a parte quel colpo di testa lì il primo tempo. Ma non. Cioè, che gioco è? Mica giocare a calcio questo qua. Sì, in effetti è vero. In effetti è vero. No, vabbè, il No. Cosenza sostanzialmente non si è mosso
dalla propria metà campo, non ha fatto niente di particolare, questo mi sembra scontato, su questo non c'è un dubbio. Non ne serviva. Ma senti, loro hanno puntato tutto sul contropiede, il contropiede alla fine ha prodotto un'azione in area nostra che poteva essere gestita meglio, perché non è la prima volta che ci betti, c'è un rigore determinato dal fatto che invece di accompagnare l'attaccante lungo la sua corsa, visto che è laterale, invece si aspetta un attimo. Ah, c'è Alberto, ecco chi è Alberto, ci sembrava strano. Arrivo. Certo, Alberto, noi aspettiamo te. Arrivo, sto facendo... Con i potenti mezzi... Alberto lo mettiamo in a tutta pagina qua sul nostro nuovo studio. Io il cane non ho messo la sua cosa. Quando è comodo. Vabbè, Tonio, ci sei? Sì. C'è Alberto che sta litigando col microfono. Vabbè, dai. Alberto, puoi spegnere il microfono intanto? Allora, vediamo intanto se riusciamo ad avere... Tonio, dimmi tutto, Viaggio. Allora, una domanda, che cosa a questo punto, a 180 minuti dalla fine, se i risultati sono rimasti quelli, il Lecce ha vinto, penso, eh? Il Lecce ha vinto e in pratica ci ha sorpassato in classifica di un punto, e tra l'altro il Cosenza paradossalmente si è portato a 3 punti dal Foggia. Dunque si rimette quasi tutto in discussione. A questo punto è obbligatorio naturalmente vincere le altre 2 partite, perché si rischia davvero di dalla seconda al posto di arrivare addirittura a quarti nella migliore delle ipotesi, e questo non deve accadere assolutamente per tutto quello che si è detto a proposito dei vantaggi di arrivare in una posizione di classifica importante, insomma. Sì, questo è vero. Vediamo un pochettino se riusciamo a contattare... Viaggio, è vero anche che il Lecce domenica è una partita piuttosto impegnativa, però considerando i trascorsi tra Benevento e Foggia e soprattutto tra Uteri e De Zerbi, non mi meraviglierei se insomma, diciamo che il Benevento fosse più benevolo nei confronti del Lecce, ma proprio per un fatto, come dire, di rivalsa nei confronti del Foggia. Sono cose extra calcistiche che purtroppo però esistono e lo abbiamo verificato in tante occasioni. Non correrebbe dei rischi il Benevento? Ma io credo che Benevento sia in vantaggio anche negli scontri diretti con il Lecce. Il vantaggio è il Lecce? E quindi sì. Comunque non può cedere punti. Beh, questo è importante per noi, insomma. Sì, perché altrimenti finisce che lì si può ritrovare con... è chiaro, cioè non è così semplice. È importante che non abbia tagliato il traguardo, insomma, con 2 giornate d'anticipo. Questo è importantissimo, perché vuol dire che impegnarsi fino alla fine. Bene, allora sentiamo un po' se riusciamo. Pronto? Tiziano? Ciao, Biagio. Ciao. Allora, ciao. Volevamo un po' sapere che cosa ne pensi. Noi abbiamo parlato prima col presidente, ci ha raccontato di quell'episodio che è successo fuori. Sì, sono un po' tutti amareggiati. Perché al di là di quell'episodio, dentro invece che cosa hai visto tu? Dentro ho visto, in che senso? Parliamo della partita. Della partita, ma è Foggia dai due volti. Viaggio, un primo tempo giocato meglio, dove ci sono state anche delle occasioni che si potevano sfruttare adeguatamente. Vedi che la di Agnelli era più facile da realizzare che non da sbagliare. Agnelli sotto tono irritante per alcuni tratti della gara, infatti è stato anche sostituito da Mister De Cerbi. Nella ripresa Foggia ha svogliato, che non ha fatto nulla per cercare di portare a casa quantomeno un risultato positivo. Un Foggia che va rivisto sicuramente,
quello dei secondi 45 minuti, perché tante cose non sono andate, tante cose non hanno funzionato, c'è molta amarezza e scoramento anche nella dirigenza, che abbiamo visto lasciare lo stadio scuri in volto. Sicuramente non è una partita questa che predispone bene in proiezione playoff, perché quantomeno oggi un pareggio era importante da portare via qui da Cosenza, visti anche gli altri risultati che ci hanno fatto scivolare in terza posizione. Adesso facciamo anche la Casertana a pari punti e il Lecce che ci ha scavalcati oggi con la vittoria in casa con la Pagani di gara, perché come dicevo, quantomeno nel primo tempo Foggia ha cercato quantomeno di costruire il gioco, di arrivare al risultato attraverso il gioco. Nella ripresa tutto questo non c'è stato, neanche i cambi effettuati da mister De Zerbi hanno dato poi i risultati sperati. Bisognerà sicuramente lavorare, perché adesso si fa dura, abbandoniamo il pensiero del primo posto, questo l'avevamo già fatto noi addetti ai lavori, ma va bene, dice, va bene Tiziano. Ti passo Michele un attimino, così sì. Anche lui dice la sua. Sì. Michele. Sì, Michele, ciao, Piaggio, dimmi. La voce dei tifosi? Aspetta un attimo, Piaggio. Pronto? Pronto? Sì. La voce dei tifosi, pronto. Che dice? La voce dei tifosi qui a... Noi siamo in sala stampa, quindi... lo so, però tu sei sensibile ai... Sì. Beh, è facilmente immaginabile, Piaggio, ma noi siamo in diretta, sì? Sì. E quindi buonasera a tutti coloro che ci sentono. Senti, è facilmente immaginabile, insomma, di delusione, perché la speranza di uscire indenni qui dal San Vito era tanta, perché insomma le ultime prestazioni del Foggia lo facevano insomma per meno sperare. Credo che sia di delusione, ma nello stesso tempo di volersi proiettare già ai prossimi impegni, perché è chiaro che nulla è comunque compromesso definitivamente, anche se insomma perdere oggi non ci voleva proprio, perché insomma complica un po' la situazione per quanto riguarda il secondo posto. Adesso dovremo marcare anche, ci facevamo un po' di conti tra noi e noi per quanto riguarda la migliore delle seconde, quindi il Bassano che gioca alle 18, e quindi dobbiamo marcare un po' il Bassano che cosa fa alle 18, perché se dovesse pareggiare sta a 59 con noi, anche se il Lecce ormai è secondo, però il Foggia gioca in casa sabato, per cui la seconda posizione che abbiamo perso oggi potremmo riconquistarla sabato. Potremmo riconquistarla sabato e con il Lecce che non credo voglia andare a vincere a Benevento. Insomma, poi tutto è possibile. Certo. Abbiamo visto di tutto. Va bene, credo che Michele, grazie. Dimmi. Grazie a voi del collegamento. E buona serata e un grande salutone a tutti. Buon rientro. Grazie, ciao Biagio, ciao a tutti. Ciao. Allora, Alberto, ci sei? Non lo so, mi sentite? Sì, ti sentiamo, non ti vediamo, dovresti riavviare la videocamera se ci riesci, ma non fa niente, se no ti sentiamo comunque. Aspetta un attimo, che guarda, da quando Tiziano mi ha detto che la mia cuffia non andava bene. Hai cambiato la cuffia? Hai lasciato i cinesi? No, i cinesi mi hanno lasciato. Va bene. Se non mi vedete allora vi parlo. Sì, dai. Chiedetemi tutto. Dai, vogliamo sentire anche quello che pensi tu, insomma. Beh, io dico che oggi è la partita chiave, il Foggia è così, prendere o lasciare. Il Foggia poteva alla fine pensare anche a un pareggio, perché il pareggio gli avrebbe dato comunque la matematica certezza di stare al quarto posto e andare nei playoff, in quanto l'Ancona ieri ha perso e quindi non potrebbe più raggiungere il Foggia, e quindi certamente potrebbe essere la peggiore quarta, però il Foggia alla fine tenta di vincerla. Io diciamo, una partita si può anche perderla così, insomma, fa un po' male, anche perché nei confronti di una squadra che non ha fatto niente per vincerla e stava veramente alle pezze più di noi, perché noi poi tutto sommato alla fine pensavamo al primo posto, ma insomma un po' tutti ce lo dicevamo che era una
un percorso difficile, invece dovevamo mantenere il secondo posto. E ecco, pensare di vincere tutte le partite per il primo posto forse ci ha fatto perdere un po' quello che è il nostro obiettivo primario, che non dobbiamo perdere adesso, che è quello del secondo posto, perché questa squadra, non lo so, comunque in casa gioca meglio, e quindi se noi il primo turno lo facciamo direttamente in casa potremmo certamente superarlo, non dico agevolmente, ma insomma qualcosa in più, i 15.000 spettatori dovrebbero portarlo rispetto a quello che poi vediamo in tutti questi campi, 3, 4, 2.000 spettatori, insomma, quindi il, diciamo, il contributo del pubblico potrebbe essere importante. Senti, chiedo a te una cosa che diciamo era stata detta prima anche da Tonio. Questo fatto che siamo arrivati alla, a questa partita comunque importante dopo un ciclo veramente terribile, impegnativo fisicamente da un punto di vista anche dell'impegno psicologico per i calciatori, ha impattato o alla fine è stato solo casuale, perché in fin dei conti le occasioni le abbiamo avute solo noi? Micale non ha fatto neanche un intervento, cioè sì, neanche al posto di Micale oggi potevo giocare anche io, insomma, certo. Anche perché il rigore comunque non è neanche colpa sua, perché l'ha battuto bene la Mantia. Diciamo che il Foggia veniva da 5 risultati utili consecutivi, e per quanto avesse fatto vedere in questi ultimi tempi di aver superato ormai il fosso, però è altrettanto vero che insomma non puoi pretendere da una squadra di recuperare in 5, 6, 7 partite tutto quello, certo, che purtroppo abbiamo lasciato durante il campo. Ecco perché forse meno entusiasmo per il raggiungimento del primo posto, piedi a terra, adesso i 6 punti sono certamente alla nostra portata, e quei 6 punti contemporanea partita Benevento-Lecce potrebbe darci di nuovo il secondo posto, che ritengo sia anche ampiamente meritato. Sì, sì. Giacomo, tu che dici? Cioè, hai influito queste partite hanno influito su di noi? Secondo me no, nel senso che oggi comunque nella partita che noi meritavamo di vincere. C'è da dire alla fine comunque che il secondo posto rimane alla portata, quindi il primo era difficile da raggiungere anche prima di questa partita, rimane adesso impossibile, il secondo posto è ancora là. Più che altro io spero, per dire, che da questa partita non ci portiamo un infortunio per Angelo, che ho visto uscire zoppicando, quindi... Beh, aveva preso un colpo dietro, però più che altro non penso di più. Mi è sembrata una distorsione. Distorsione? Io ho visto un colpo al polpaccio, poi magari sbaglio. È stato preso sul polpaccio, però ho visto il piede piegarsi, infatti quando è uscito saltellava su una sola gamba, in pratica è molto probabile che abbia subito una leggera distorsione, proprio come dire, piegando il piede al contrario. Speriamo che sia soltanto leggera, perché chiaramente un Angelo insomma in questa formazione diventa essenziale, e l'abbiamo visto. No, no, infatti è fondamentale. Speriamo almeno di riprenderci Angelo da sta partita stregata. Mi ricordo un po' quella di Monopoli in un certo senso. Però. No. È vero anche, probabilmente, che forse il Foggia è rimasto un po' sorpreso dall'atteggiamento del Cosenza. Non dimentichiamo che il Cosenza era l'ultima spiaggia, cioè se voleva rimanere agganciato al treno dei playoff doveva vincere a tutti i costi. In realtà abbiamo visto, no? Una squadra che ha rinunciato a giocare già dal primo minuto, si è chiusa là dietro e non ti ha concesso spazi. E forse questa è stata anche un po', come dire, una sorpresa per il Foggia, che probabilmente si aspettava, ripeto, un avversario diverso che gli lasciasse più spazi e gli lasciasse più manovra, spazi di manovra, soprattutto in profondità. Ma non lo so, in realtà il Cosenza, almeno da quello che ho avuto modo di vedere anche nelle passate partite, ha sempre giocato in questo modo, abbastanza arroccato in difesa. Oggi è stato scandaloso, nel senso peggior aggregato della peggior rischio. Voglio vedere se sentite, se si sente. Vedi che no. Vediamo anche Alberto adesso. Sì, ora vediamo Alberto. Questo ci fa molto piacere. Stavo meglio prima, però. Sì, questo ci fa piacere. La posa fissa, ti dura di più la posa fissa, dai. Vabbè. Sì, volevo tentare di fare qualche altra telefonata, però. Anche mio. Angelo comunque si è sbagliato un'occasione, figlio mio, madre mia, vabbè, però l'Angelo l'ha passata come gli era riuscito, ma gli era riuscito con il cittadella,
Ma che mi ha fatto ricordare? A un certo punto mi Abbiamo dato sono un po'. andati. Sì, hai ragione. Ha ragione Valentino. Ma porco cane, Angelo Da mio. solo. Ma comunque molti hanno peccato perché secondo me c'erano gli spazi per tirare in porta, diverse volte ci sono stati. Per esempio, io ho dato un po' la croce addosso a Agnelli che non mi è apparso, ripeto, in una giornata brillantissima. Ma che dire di Sarno? Che insomma, sinceramente, ha fatto ricredere anche quelli che lo hanno sempre elevato dal punto di vista tecnico. Ha sbagliato delle cose incredibili. Io escludendo il primo tempo, che comunque, come ho detto prima, è stato un primo tempo abbastanza noioso. Nel secondo tempo le squadre, come si può dire, sono un po' più allungate. Sì. Però, nonostante tutto, noi abbiamo semplicemente approfittato. Non c'eravamo forse con la testa oggi, non so cosa dire. Ma sta di fatto che noi abbiamo giocato da Foggia. Sicuramente il Cosenza era arroccato in difesa e quando c'hai quattro difensori, cioè 8 giocatori tutti quanti dietro, puoi fare ben poco. Però, capito, io non ho visto un Foggia che almeno ci provava, capisci quel Sì, però discorso? No? dobbiamo Cioè, pure capire che che abbiamo degli nella, avversari nella, di fronte, nel senso che non nella. giochiamo da Sì, ho solo. capito, ma quando tu hai 8 giocatori puoi fare quello che puoi fare. Ecco perché ho detto, l'abbiamo dovuto forse provare a concretizzare con i tiri da fuori, visto che. Fuori. Poi insomma, un Cosenza che francamente non mi piace, che cioè, non è che abbiamo questa grandissima rosa, a parte quello. Comunque rimane una squadra che è là nei playoff a pochi punti da noi, nel senso dobbiamo pensare ci sono anche degli avversari e anche tirare da fuori con gli spazi così stretti, perché loro non è che difendevano in 5, 6, difendevano a volte in 9, cioè non Io ho c'avevi manco detto, spazio per infatti, respirare, non è facile. te ne No, vieni che a quello che molti dico tiri io, Giacomo, lo sto dicendo da prima, cioè quando ti chiudi da fuori poi si sono trasformati in calci d'angolo perché poi la deviavano, succedeva insomma roba del genere. abbiamo Io battuto dico tipo ogni sette tanto, i calci pavoni che ogni d'angolo. tanto sparivano, i calciatori che perdevano tempo, poi insomma, le solite cose tipiche nostre del calcio No, italiano. spesso ci è mancato pure l'ultimo passaggio, un po' di cross imprecisi, alti piuttosto che bassi, o bassi piuttosto che alti, o lunghi. Qualche occasione abbiamo sprecata così, però diciamo se c'era una squadra che doveva vincere era il Foggia, Beh sì, dai. ai punti certamente avrebbe vinto il Dai. Foggia, no? 65% Guarda di in possesso porta, palla, pensa. 9 calci d'angolo. Spero che sentite il telefono ora? No. No. Spero Non ancora. Pronto? che si senta, altrimenti comunque vi faccio io. Tona. Ciao, ce l'abbiamo fatta. Sì, ce l'abbiamo fatta anche se oggi ci sono un po' di bizze perché vedo che gli amici non sentono diciamo su Skype, però vorremmo un po' sapere da te qualche cosa, insomma, qualcosa vorremmo sentire anche di te. Io che ti devo dire? Io sono arrabbiata, tanto. Anche tu. Sì, è strano. Guarda, una partita boh, stregata, non lo so, in qualche modo mi sembrava quella col Monopoli, ma vabbè, sfiga tanta, rabbia tanta, delusione tantissima. Cosa ci vedi di simile al Monopoli? Rigori sbagliati, cosa ci vedi? Rigori sbagliati, Agnelli, dai, tiro di Però il Agnelli, Monopoli ha sei. tirato 2 volte in porta. Ecco, sì, forse in effetti. Allora mettiamola così, solo il fatto che è stata stregata per noi mi ricorda quella col Monopoli, hai Perché ragione. comunque il Monopoli 2 volte in porta ha tirato, mentre noi oggettivamente no. Cioè il Cosenza oggettivamente contro di noi Cosenza no, e quindi questo è si è chiuso in una difesa 7, 8, 9 a seconda, almeno per tutto il primo tempo e l'inizio del secondo. Noi ovviamente faticavamo a trovare spazi macchinosi, quando riuscivamo a entrare finalmente sbagliavamo tutte come al solito. Certo. E E va poi il bene, Covid è andata così, presente, il Covid peccato, io. antico, siamo ritornati all'antico, Io contavo molto altrimenti. sulle capacità divinatorie di Viola, questa volta ha visto Anche io male. tanto. Io Fa sono preoccupato niente. del dramma di Angelo. Ditemi che sta bene, vi prego, voi avete notizie o qualcosa? Ma noi Perché. speriamo che non abbia problemi, che abbia risolto, che sia solo un colpo, ma comunque è una cosa No, che perché i playoff senza Angelo. vedremo a breve. Senti, grazie dell'intervento. Grazie a E voi. speriamo di sentirci. Dai, mancano 180 minuti, poi ci dobbiamo fare questi playoff. Questa è una certezza ormai. Preparo il fegato. Va bene. Un abbraccio. Ciao e Un grazie, bacio a Tona. tutti. Ciao, Ciao. ciao.
Bene, io non so se voi l'abbiate potuto sentire. No. No, vabbè, d'accordo. Allora rinunciamo alle telefonate stavolta, perché sennò abbiamo problemi con voi. E io direi a questo punto, se siete d'accordo, io manderei la pubblicità. Poi così abbiamo modo di parlare seriamente nella seconda e ultima parte di quello che deve essere l'approccio e le prossime partite, perché oggettivamente ormai le ultime due partite ci giochiamo tanto. Se magari date un'occhiata anche a quello che fanno le altre squadre, al campionato delle magari ragioniamo anche su questo. Partiamo con la pubblicità. Signore e signori, pubblicità. Bene, allora vediamo se riparte lo studio. È ripartito anche lo studio. E cosa facciamo nei prossimi 180 minuti? Qual è il quadro che ci aspetta? Manu, partiamo da te e facciamo il giro. Signori, adesso dobbiamo vincere tutte le partite che abbiamo. Bene, questa l'ho già sentita, però... per forza vince, soprattutto dobbiamo anche sperare, effettivamente, come ha detto prima Tonio, che il Lecce... In questo caso il Lecce appunto dovrebbe perdere contro il Benevento. Non so se accadrà, non so se accadrà. Però anche il pareggio, questa è una mia opinione opinabile, naturalmente. Inutile dire, come ho detto prima, signori, questa sconfitta non ci voleva, perché il nostro obiettivo era quello di blindare il secondo posto per poter fare poi, diciamo, dei playoff, diciamo, in un modo appunto diverso, anche psicologicamente parlando. Ma anche con dei vantaggi pratici. Con dei vantaggi pratici, insomma. Certo, non questo è molto importante. Io siamo comunque espressi. Il Foggia ha giocato bene, come ha detto prima Antonio, 60-65% del possesso palla, 9 calci d'angolo, però non ci siamo stati. Adesso ci aspettano altre partite, altre due, che sono tranquillamente alla nostra portata, perché si possono vincere, e come dobbiamo fare? E basta. Bene, Valentino? Voce? Un fonico senza voce è grave. Ora sì. No, dicevo, chiaramente bisogna sicuramente non farsi sfuggire i playoff, perché di fatto non siamo nemmeno matematicamente ancora qualificati, quindi nervi saldi e concentrazione, e poi guadagnare la migliore posizione possibile, ovviamente. Dici. Perché tutti gli ultimi playoff che abbiamo fatto da quinti, poi si è visto come sono andati a finire. Beh, è chiaro, che sì, con dei pareggi ne siamo usciti. Andiamo avanti. Alberto, che è tornato ad avere una visibilità. Una visibilità, sì, abbiamo di nuovo Alberto. Quasi inquietante con questa prospettiva. Allora, io dico che, l'ho detto forse nella trasmissione precedente, noi non dobbiamo arrivare ai playoff da perdenti, perché non abbiamo raggiunto il primo posto. Noi dovevamo difendere proprio mentalmente il secondo posto, e quindi ecco, poter pensare che, ripeto, a Cosenza poteva andare bene anche un pareggio. Però è altrettanto vero che parliamo del sesso degli angeli, perché sappiamo come la pensa De Zerbi, andiamo avanti. Certo è qualcosa, anche se alla fine è difficile farlo, bisogna farlo sulle conclusioni, cioè se tu hai quasi il 70% di possesso palla, ma alla fine
di occasione nitide, ne puoi contare 2, 3, 4, diciamo è una fatica sprecata, si può vincere anche meglio con meno sforzo, insomma, ecco, questo bisogna, anche perché poi successivamente verranno delle partite dove certamente il possesso palla non servirà a niente, servirà soltanto quel numero che avrai al 90esimo, se hai vinto o se hai perso, quindi dobbiamo continuare a essere un po' più pragmatici, questo è fondamentale, cioè, magari è la palissiano, però non possiamo essere belli, dobbiamo essere anche brutti e cercare di portare a casa il risultato. Io insisto sempre, ho visto una squadra ancora nervosa, ci facciamo trovare sempre in mezzo alle risse che non ci riguardano, perché perdere adesso dei giocatori in una con una rosa risicata non ci conviene, insomma, quindi dobbiamo cercare di farci scivolare tutto addosso, perché ho visto Agnelli che ha preso un fallo e che probabilmente è uscito anche perché non ci possiamo permettere il secondo giallo. Iemmello è stato ammonito un'altra volta, sono tutti giocatori fondamentali che non possiamo perdere, ecco, dobbiamo comunque cercare di essere meno belli e più cattivi, diciamo. Ma qualcuno ci chiedeva, Riverola oggi c'era un motivo per cui non è stato utilizzato? Ma io non lo so, però certo non penso che sia questione di formazione oggi, anche perché io penso che d'altra parte, tornando Agnelli, era improponibile ritornare su Riverola, e Vacca penso che sia stato forse il migliore in campo, comunque quello che ha lottato più di tutti, quindi certo. Non so veramente Riverola, piuttosto ecco quella staffetta Sainz Mazza, tutto sommato stava giocando bene, forse in quel cambio, secondo me, con Floriano in quel momento della partita, ma un po' di fastidio l'ha dato Floriano alla fine. Sì, ma l'ha dato, però capito, è sempre fine a se stessa, purtroppo il fastidio è quello che ti dà la possibilità poi di inventarti il gol, cioè Floriano arriva troppo come Angelo, che poi ha avuto l'input che deve crossare sempre e dovrebbe sapere che su 100 cross che fa durante la partita, se ne facesse 98 e almeno un paio di volte tira in porta, insomma, potrebbe anche portare un risultato migliore. Giacomo, che cosa volevi dire? Volevo solo dire che Mazza era ammonito e in qualche occasione mi è sembrato, e perciò vedi cosa dico io, Mazza è stato ammonito per aver fatto un fallo su Cavallaro a centrocampo che non serviva a niente, e questo è perché la squadra secondo me non sta serena e va incontro a falli inutili che non ci servono, che non servono alla squadra, che ci fanno poi cambiare l'assetto in campo, e ha fatto bene a levarlo, probabilmente se ha fatto quel fallo inutile su Cavallaro. Infatti è paradossale che generalmente finiamo le partite con più ammoniti degli avversari, no? Per quanto li facciamo girare intorno e subiamo falli a ripetizione, poi gli ammoniti sono sempre più i nostri. E un'attenzione sui calci d'angolo, visto che sono stati impressionanti i nostri rispetto agli altri, ma continuiamo a calciarli in quel modo, lì non c'è una responsabilità, cioè alla fine giocando in attacco a noi succedono due cose, ci danno i calci d'angolo e ci danno i rigori. Almeno uno dei due tiri piazzati non avremmo dovuto nel corso della stagione, che ormai mancano due partite, gestirli meglio? Come la vedete? Alberto? Io ti posso dire che, sai, sia sui rigori sono sempre delle cose occasionali, per cui voglio dire, sì, siamo stati sfortunati quest'anno. Oggi, per esempio, Perina l'ha parato il rigore, insomma, per cui ogni tanto diamo merito anche al portiere. Portieri che poi contro di noi si esaltano. Poi vai a vedere alla fine della giornata, quando vai a vedere la rassegna di tutti i gol su Lega Pro Channel, ti rendi conto che alcuni portieri, non so se a Foggia non giocano oppure li sostituiscono. Insomma, io ho visto sempre contro il Foggia grandissimi portieri. Però la respinta gliel'ha tirata addosso. Con un portiere, scusa, non sono la respinta è già difficile prenderla, insomma, comunque voglio dire, abbiamo sbagliato rigori peggiori, vabbè. Magari in quel momento dovevamo tirarlo meglio, vabbè, però non sono molto d'accordo su questa cosa io, perché chiedo scusa, non sono molto d'accordo per il semplice motivo che quando si sbagliano 5 o 6 rigori di fila io incomincio a pensare che non è più sfortuna, è semplicemente non abbiamo i rigoristi.
Sì, però non sono 5 o 6 di fila, guardali sempre in un arco di tempo che riguarda 2-3 mesi, per cui voglio dire la squadra ritorna, mentalmente ci sta, Iemmello ha fatto dei gol da solo, con la palla al piede, che sono molto più difficili di un rigore, per cui sai, se fosse successo 2 mesi fa saresti stato del tuo stesso parere, adesso sai c'è anche una tensione della partita, ci sono tante cose. Io ritengo invece che per quanto riguarda i calci d'angolo, ma questo è un problema che con De Zerbi ci portiamo dall'anno scorso, non riusciamo a creare degli schemi per cui noi siamo sempre la squadra che riesce a prendere mediamente 10 corner ogni partita, ma viceversa, mentre su qualche corner degli avversari riusciamo sempre a soccombere, quando li battiamo noi... quest'anno difficilmente ricordo di aver fatto, che abbiamo fatto gol su calcio d'angolo. Mi sono rimasto a Gigliotti l'anno scorso a Lamezia, non lo so, così mi ricordo. Insomma, voglio dire, sono inutili, certo. non riusciamo a concretizzare. Tonio, e forse anche qualche tiro da lontano su punizione, mentre l'anno scorso eravamo molto più efficaci con Gigliotti, Mazza, Sarno, quest'anno hanno segnato ma non con la stessa frequenza. Dobbiamo trovare il pelo nell'uovo, ovviamente, perché e poi dare merito a chi ha vinto questo campionato, perché alla fine lo ha fatto per... soprattutto perché è stata una squadra continua, e quando sei continuo, magari una partita come quella di oggi il Benevento l'avrebbe pareggiata. Poi se ha ragione De Zerbi o ha ragione Auteri, non lo so, però oggi il Benevento non avrebbe perso. Tonio, però secondo me anche il Benevento... Tonio, voce, microfono, Tonio. Ecco, dicevo che io non sono molto d'accordo con Alberto a proposito del Benevento che abbia stravinto questo campionato. Non dimentichiamo che oggi il Foggia è andato sotto per un altro rigore letteralmente inventato dall'arbitro, non c'era assolutamente fallo di Coletti, anzi ha subito nettamente la trattenuta che poi l'ha fatto cadere ed è andato addosso l'avversario. L'altra domenica, l'altro sabato, lunedì che abbiamo giocato, stesso discorso, un rigore inventato sul portiere, su Michele. Resta di fatto però che mi pare che ci stiamo un po' allontanando da quello che doveva essere il tema di questa parte della trasmissione, cioè che cosa deve fare il Foggia, lo sappiamo, deve vincere entrambe le gare per garantirsi una posizione migliore nei playoff, che a questo punto anche il secondo posto diventa molto discutibile, cioè da raggiungere, difficile quantomeno. Volevo ricordarvi soltanto, per esempio, che la Casertana domenica gioca a Messina, dove potrebbe addirittura vincere. Il Cosenza gioca con la Pide di Sandria e qui insomma diciamo che forse ha la partita un po' più dura, e poi c'è il famoso scontro diretto Benevento-Lecce. Allora il Foggia può usufruire di questo turno fino a un certo punto, perché ripeto, la Casertana potrebbe essere un'altra delle avversarie. L'ultima invece propone il Benevento in Sicilia contro l'Acragas, e il Foggia gioca a Castellammare di Stabia, il Cosenza gioca con l'Ischia e il Lecce gioca con la Rupa Castelli. La Casertana affronta un altro derby praticamente campano con la Paganese. Sono tutti i risultati pronostici più favorevoli alle avversarie che al Foggia, se vogliamo, considerando entrambi gli ultimi 180 minuti. Ecco quindi che diventa indispensabile vincere entrambe le partite. E poi sperare che qualcuna invece delle inseguitrici o di quelle che ci stanno a ridosso, insomma, o con chi ci sta sopra in questo momento, perda punti. Diventa fondamentale la prossima, perché se noi non vinciamo la prossima andiamo all'ultima con il rischio di non farne nemmeno i playoff. Esatto. Noi siamo sempre in queste situazioni, cioè fatichiamo tantissimo, vinciamo anche una Coppa Italia, poi improvvisamente dobbiamo stare attenti che ci diamo di nuovo fuori dai giochi. Vabbè, come se avessimo combattuto, come se ne combattessimo, sì, contro i mulini a vento, capisci? E questo è il punto, cioè non riusciamo, perché nel calcio una sconfitta ci sta, questo è senza discussione, ma il punto è che tu poi ti ritrovi sempre in situazioni, in contesti di punti, in cui tu poi sei improvvisamente fuori, perché è così tanto stanno... È già successo nel corso del campionato che da secondi ci siamo trovati quinti addirittura, e ti do perfettamente ragione, così come do perfettamente ragione ad Alberto quando dice che forse queste partite andrebbero anche pareggiate quando non è possibile. Perché, Tonio, perché il pareggio ti dava la matematica certezza di partecipare ai playoff, che è già la prima base di partenza. Poi non le due partite... Saresti stato comunque secondo a pari punti con Lecce con il vantaggio degli scontri diretti. Di avere degli scontri diretti. Non sarebbe cambiata la situazione. Adesso...
Io non credo che il Lecce vada a vincere a Benevento, però è una mia sensazione, anche perché la matematica non ce l'ha e quindi comunque non, col pareggio tu potresti ritornare, poi devi andare a casa. Quando sei seconda devi difendere il secondo posto, esatto. E quindi se difendi il secondo posto, quando stai alla fine probabilmente non miri a vincere la partita, ma cominci a pensare che forse il pareggio ha, io lo so che purtroppo De Zerbi non dirà mai questa cosa, però a 15 minuti alla fine tu il pareggio lo prendi e ti prendi il quarto posto. Il quarto posto, ho già detto, è ad appannaggio del nostro girone, e quindi comunque stiamo nei playoff e ci mettiamo, la squadra giocherebbe anche più serena, e sappiamo che quando gioca più serena la squadra gioca meglio. E invece dobbiamo lottare fino alla fine, che magari ti può avvenire, facciamo i dovuti scongiuri, un altro passo falso e alla fine clamorosamente, non dico che puoi uscire fuori, ma magari lo vai a fare da quarta. E psicologicamente, Tonio, partiresti sempre da perdente, perché una squadra come il Foggia, che come avete sentito oggi anche in televisione è stata, dice, meraviglia il fatto che stia al secondo posto, arrivare quarta significherebbe veramente partire con il piede sbagliato. È così Alberto, perché tra l'altro, torno a ripetere, è da mesi che io almeno personalmente stavo come dire, continuando ad affermare che bisognava tenersi ben stretti il secondo posto quando l'ho raggiunto, e quindi scordarsi del primo posto, che io già ripeto, ho detto da tempo, secondo me il Benevento, a parte se lo merita o no, comunque ha guadagnato e ce lo tiene ben stretto. Quindi inutile fare questi voli pindarici, riaprire le speranze di conquistare il primo posto. Io dicevo, accontentiamoci del secondo posto, blindiamolo, e oggi sarebbe bastato un pareggio per farlo, e dunque poi affrontiamo i playoff con tutti i benefici del caso. Certo. Beh, diciamo che il Benevento comunque ha ragione Alberto, la continuità l'ha dimostrata, poi possiamo criticare quanto vogliamo, ci sono tanti aspetti molto scuri in quello che è stato il cammino del Benevento, ma è indubbio che il Benevento è stata una squadra che anche oggi, io oggi guardavo la partita con il Martina. Il Benevento ha avuto molte occasioni, diciamo, si è reso pericoloso, ha fatto una grossa pressione, una volta fatto il gol, sì, ha avuto qualche altra occasione, ma ha puntato molto in fase di copertura, cioè una squadra dove c'è una concretezza, anche perché oggettivamente non ha il gioco che magari è il Foggia. Cioè quello è andato lì, ha fatto l'1-0, il Martina sembrava che dovesse in qualche maniera, potesse dargli un minimo di fastidio, in realtà poi loro erano molto bravi a bloccarli sulla tre quarti. Sì, anche se nel gol sono stati piuttosto fortunati. Nel gol sì, è vero, perché hanno sofferto anche loro. È vero, però dobbiamo ammettere che il Martina, c'è stata qualche parata del portiere veramente molto bella. Il punto è che se tu hai bisogno dei tre punti, cerchi di arrivare a segnare e dopodiché a quel punto a conservare il vantaggio, certo, infatti c'è la differenza tra il Foggia e il Benevento è proprio quella. Però dico la mia sul Foggia oggi, io devo dire la verità, rispetto ad altre sconfitte che ci sono state, ad altri appuntamenti mancati, io oggi non me la sento di dire che il Foggia non abbia giocato come avrebbe dovuto fare, un po' perché considero il fatto che sia venuta questa partita dopo una serie di, dopo un ciclo abbastanza complicato, è difficile e è gestito bene, poi perché il Cosenza si è messa completamente dietro, ha lasciato due giocatori in attacco, ha puntato tutto sul contropiede, non gli è andata neanche granché bene, certo ha beccato un rigore inesistente o comunque un rigore dubbio o comunque una situazione molto, molto particolare. Quello che invece il Foggia non è riuscito a fare, non è riuscito a concretizzare occasioni che ha avuto. Però dal punto di vista dell'approccio alla gara l'ha avuto, non è che non l'ha avuto, non è facile. Dall'altra parte non c'era una delle ultime, c'era una squadra che comunque è la quinta, sesta forza del campionato, forse anche diventerà la quarta. Quindi non mi sento di dire che oggi abbia giocato, si poteva fare una gara. Che gara avreste impostato? Foggia sicuramente avrei dato più velocità al gioco, che a me non è sembrato un Foggia molto veloce e rapido oggi, sia nei cambiamenti di fronte in campo sia nello sviluppo della manovra.
A proposito di questo, per esempio, seppure Mazza abbia disputato una buona partita, io forse avrei fatto entrare Floriano un po' prima, perché l'unica maniera per scardinare quelle difese schierate a quella maniera è usufruire delle fasce. E quindi probabilmente con Floriano qualche opportunità in più l'avremmo avuta, considerando soprattutto lo spunto, la velocità. Vabbè. Vai Valentino. In realtà il discorso contrario rispetto a questo, che può essere proprio utile anche riguardo ai playoff, nel senso che il Foggia quest'anno, io vado a memoria, ma credo che mai abbia ribaltato un risultato. E quindi, siccome in ottica di partite secche può succedere di andare in svantaggio, è abbastanza grave che mai una volta siamo riusciti a recuperare le partite o a ribaltarle. È successo solo in casa, mi pare, Valentino. Sì, una volta è successo. Ricordo che era l'unica volta che dopo aver, cioè, noi no, per gran parte del campionato, quando abbiamo preso un gol, nelle partite in cui prendevamo un gol, non vincevamo mai. vabbè, io ti sto dicendo invece, quando siamo passati in svantaggio, mi sembra che abbiamo poi sempre perso o pareggiato, mai siamo riusciti a vincere. Sì. Certo. Beh, vabbè, è una delle cose sulla quale bisogna lavorare. Però oggi, onestamente, No, ma anche io un po' di infatti sono sfortuna d'accordo c'è con te stata. Al rigore perché. ci eravamo arrivati, il rigore l'ha parato, però è ritornato sui piedi di Iemmello. Ci sono state delle altre occasioni. Prima del loro gol c'è stata quella di Agnelli. Insomma, le occasioni oggi ci sono state, non tantissime, ma dall'altra parte non c'era l'ultima, non c'era la Lupa Castelli, con tutto il rispetto per la Lupa Castelli. Quindi questo lo dobbiamo considerare. Va bene, io faccio il giro finale dei saluti, e anche perché altro da aggiungere penso che non ne abbiamo, quindi comincio a salutare. Poi, se volete aggiungere qualcosa, vi dico soltanto che in coda prima della sigla, questa volta manderemo un contributo di Simone Martino e del fratello, che hanno, diciamo, hanno provato a realizzare una vecchia sigla, un vecchio inno del Foggia. Nicola e Simone Martino hanno realizzato un piccolo video che ci hanno mandato, ci hanno chiesto di mandarlo. Mi sembra garbato, simpatico. Era meglio mandarlo con una vittoria, ma fa niente. Speriamo sia di buon augurio. I figli del DJ Nino Martino, quindi sono anche figli d'arte. Benissimo, allora, saluto Alberto. Ciao a tutti e forza Foggia. E vabbè, quindi la prossima partita ci sarai anche tu a questo punto. Portiamoci alla fine del Adesso campionato. andiamo a dormire subito, dimentichiamo Che subito meglio, e sì. ripartiamo più forte di prima, dai. Ciao Manu. Ciao, buonasera a tutti. Benissimo. Ciao Valentino. Ciao a tutti, buona serata. Buonasera da te. Ciao Tonio e grazie Sì, per la devo partecipazione. sempre la foto di Donatello, il cantante, a Certo, sì. Valentina. Sì, quella sì, va bene, Oh, un attimo d'accordo. solo, Sì, ma. salutiamo tutti anche gli altri mitici, Sì. Eugenio, Cristian, gli Salutiamo altri, anche Giacomo insomma, che si era grazia. collegato e adesso c'è stato qualche Pino, bizza. salutiamo anche Pino e naturalmente sempre Forza Foggia. Sempre. Benissimo, mandiamo i fratelli Martino in onda, vediamo adesso anche di. Subito dopo ci sarà anche la sigla. Ciao a tutti, buona settimana. Ciao a tutti, Ciao. ciao. Ciao.